Ciao amici, oggi vediamo insieme la ricetta di uno dei dolci italiani più buoni e tipici. Avete già capito qual è? È il castagnaccio, ovviamente. Che inverno sarebbe senza castagnaccio? Oh, che bei ricordi, lo preparava la nonna. È una ricetta antica ma veloce da preparare. È un dolce che nasce dalla tradizione contadina con diverse varianti. Le origini del castagnaccio sembrano essere liguri, risalgono fino al 1500, ma è tipico anche di Lazio, Toscana, Emilia, Umbria, Piemonte e Lombardia. Oggi vediamo una versione classica che risulta vegana, senza zucchero e gluten free. Intanto mettete un bel mi piace a questa ricetta, tanti mi piace, tanti nuovi video. Ingredienti: 500 g di farina di castagne, 100 g di uvetta sultanina, 50 g di pinoli, olio di oliva, mezzo cucchiaino di sale, acqua. Preparazione: come prima cosa mettere l'uvetta in ammollo, poi in una terrina mettere la farina di castagne setacciata e il sale, aggiungere l'acqua poco per volta fino a ottenere una pastella morbida, ungere una teglia molto bassa con dell'olio, versare la pastella, aggiungere i pinoli e l'uvetta scolata, cuocere in forno a 190 gradi fino a quando si è formata una lieve crosticina in superficie. Il castagnaccio è sempre buono da gustare caldo o freddo. A voi come piace? Nei commenti fatemelo sapere e scrivete le vostre varianti golose. Per conoscere tante altre ricette trendy e sane è facile, iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano. Iscriviti anche alla mia pagina Facebook Simona Vignali Naturopata e al gruppo Trendy e Sani per sostenere il mio lavoro, per restare aggiornato e chiedere consigli naturali. Se vuoi approfondire questi argomenti, in descrizione trovi il link al mio sito e a tutti i miei libri ed ebook. Mangia sano e vivi meglio!